Il Giardino del Mondo è il titolo di un progetto che l'archivio storico del Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara ha presentato al concorso regionale Io amo i beni culturali. Un progetto che ha trovato immediata e numerosa adesione nel mondo della scuola, ma anche in quello dell'associazionismo e quello del cooperativismo. L'intento è stato quello di valorizzare il quartiere Giardino, un quartiere nato all'inizio del Novecento e che nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi anni, è stato oggetto di un flusso migratorio straordinario che purtroppo ha portato con sé anche alcuni fenomeni di microcriminalità. Questi a loro volta hanno favorito reazioni di intolleranza, di chiusura, di rifiuto, producendo nel quartiere uno stato di sensibile degrado. Per fronteggiare questo degrado abbiamo messo in campo le nostre competenze, chiedendo l'aiuto di tanti altri e tutti insieme ci siamo dati l'obiettivo di portare a conoscenza certamente la storia di questo quartiere e il suo valore per la città, ma anche di sviluppare le vastissime potenzialità in esso latenti e mostrarne l'incommensurabile ricchezza. La scelta del quartiere Giardino come bene culturale da mare è nata dal desiderio di superare la percezione di malessere, pericolo, paura, portato anche dai mezzi di comunicazione, da certi canali informativi, che l'hanno reso un luogo da frequentare solo se necessario. Così la pensavano anche i miei studenti, ma attraverso lo studio della storia del quartiere si è aperto per loro un mondo nuovo, quello del passato, che ha permesso loro di rivivere il presente con una chiave nuova di lettura, fatta di osservazione e di curiosità. Attraverso il laboratorio di studi urbani, la caccia al tesoro, donne di carta e il concerto di musica collettiva, i ragazzi hanno scoperto che dietro le notizie che riempiono le pagine non ci sono solo pericoli o mostri, ma ci sono soprattutto persone che ogni giorno cercano strade comuni da percorrere. La decisione di partecipare al progetto Il Giardino del Mondo ha visto l'adesione di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo che hanno aderito con un progetto condiviso e che ha coinvolto anche le altre agenzie educative del territorio. È senz'altro un'iniziativa formativa, educativa, che ha consentito una conoscenza più approfondita del territorio dove vivono i nostri bambini e conoscendo la propria città si stimola anche l'importanza della tutela e del rispetto del territorio, che è un obiettivo che cerchiamo di condividere anche con le loro famiglie. Abbiamo partecipato a questo progetto, i bambini hanno imparato a leggere, a memorizzare e soprattutto a socializzare, ad integrarsi e alla fine si è concluso anche con uno spettacolo dove i bambini hanno appunto recitato una piccola parte del libro, imparata a memoria, hanno costruito le loro maschere, i loro disegni e questo è stato un momento molto di unione tra tutti i bambini e le famiglie. Abbiamo aderito a un'attività proposta dall'associazione Sonarte chiamata appunto Giardini Corali e sono state proposte soprattutto canzoni che venivano da diverse parti del mondo e nella loro lingua originale. Per noi è stata un'attività speciale da fare con le nostre classi che è formata soprattutto da bambini di origine non italiane e per cui hanno potuto sperimentarsi anche nelle loro lingue d'origine. L'esito finale è stato veramente bello, importante e emozionante perché i bambini sono stati bravissimi quando alla fine abbiamo fatto uno spettacolo finale e i bambini appunto hanno cantato tutto il repertorio emozionandoci veramente.
Questo progetto ha coinvolto i miei figli in maniera estremamente positiva. Alice non conosceva gran parte del quartiere, ma soprattutto non conosceva le storie che nasconde questo quartiere. I bimbi hanno veramente scoperto ciò che nasconde a volte una parte della città. È tornata a casa raccontandomi aneddoti riguardo alla statua del Papa nel ridosso delle mura. Hanno addirittura allargato la passeggiata tramite il battello. Per Alice è stata la prima volta che era salita sul battello, e salirci con i compagni e i maestri è sempre un'emozione importante. La cosa che credo faccia più piacere ai bambini è quella di poter uscire assieme ai propri maestri, trovare un mondo scolastico anche al di fuori dell'aula che si apra alla città. A una città che poi attraverso gli occhi dei bambini viene raccontata anche alla famiglia e ai genitori e stimola tutti quanti a conoscerla in un modo differente. Credo che rimarrà impresso a loro, ma anche impresso a noi come famiglia, questa esperienza. La Tasso, da sempre impegnata nell'accoglienza di alunni stranieri di prima generazione e di seconda generazione, abbiamo scelto di contattare la Biblioteca Ariostea che ci proponeva un'attività sulle fiabe e i racconti popolari nel mondo. È stata un'attività interessantissima perché ha dato l'occasione anche ai ragazzi di conoscere la Biblioteca Ariostea. Abbiamo deciso di partecipare a questo progetto perché il nostro plesso da anni ha lavorato su questa problematica dell'integrazione degli alunni stranieri. Nella classe terza quest'anno avevamo l'inserimento di due bimbe nuove, una di origine tunisina e l'altra di origine pakistana, e il progetto è stato un'ottima occasione per inserire anche loro nel lavoro della classe. L'anno scorso con le due quinte del nostro plesso abbiamo partecipato portando avanti un nostro progetto triennale, Adottiamo un'aiuola, che aveva come obiettivo principale quello di valorizzare il parco che circonda il nostro istituto, il Parco Giordano Bruno. I ragazzi hanno fatto tantissime esperienze, confronto con gli alunni di un altro quartiere della scuola Bombonati. Tutte queste attività hanno rafforzato il loro senso civico. Questa è una cosa importantissima per quelli che saranno i futuri cittadini di Ferrara. Il Giardino del Mondo ha segnato un po' l'intero anno scolastico del CPE, nel senso che sono state davvero tante le classi e i ragazzi che hanno partecipato attivamente a tante delle iniziative che hanno composto, diciamo, questo progetto così ricco, così variegato. Quindi comincerei forse con diciamo il progetto più evocativo, che è Il mondo è di tutti gli occhi, un lavoro teatrale molto bello, molto delicato. Qui i ragazzi sono riusciti, sotto la regia sapiente di Massimiliano Piva, a far emergere, diciamo, il vissuto di chi è straniero in un paese. Questo è uno dei temi che in un qualche modo ha fatto anche da filo conduttore al nostro progetto, il Giardino del Mondo, perché naturalmente la lente di ingrandimento era sul quartiere che ha anche avuto in questi anni problemi di convivenza. Sono state veramente importanti le occasioni che i nostri studenti hanno avuto di potersi confrontare, di poter condurre le esperienze insieme agli studenti degli altri istituti superiori, che sicuramente hanno lasciato un segno profondo nei nostri giovani, che insieme, come dire, al diploma che porteranno a casa ci porteranno un esempio reale, concreto, di integrazione vissuta realmente.
Allora adesso abbiamo, grazie. To become a fruit shake. E sempre più veloce. Il guardiano dopo un po', mentre Sami... Grazie.